ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luigi e questa è Ierobi. Oggi insieme a voi volevo realizzare un progetto davvero molto simpatico e davvero molto veloce. Questo è un progetto che chiamerò Regali Last Minute e andremo a realizzare qualcosa di davvero molto carino per i nostri regali di Natale all'ultimo momento. Inoltre sarà un progetto davvero molto economico, quindi seguite il tutorial. Volevo dirvi che voglio realizzare un video in cui risponderò alle vostre domande, quindi un video di Ierobi risponde, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi sia che cosa ne pensate del video, sia appunto qualche domanda alla quale posso rispondere e risponderò nel prossimo video. Quindi adesso non ci resta che guardare il tutorial. Bene, quindi per questo progetto utilizzeremo degli scarti di vecchie candele. Io ho degli scarti di una candela bianca, quindi andrò a colorare la mia cera con dei colori a cera di colore rosso. Poi avremo bisogno di un vasetto come questo, in vetro, in ceramica, come appunto il vasetto che più ci piace. Questo per esempio sono dei vasetti di vecchi di omogenizzati. Ovviamente avremo bisogno del nostro stoppino per fare la candela, per far sì che la candela rimanga accesa, e un contenitore nel quale sciogliere la cera. Bene, quindi come prima cosa prendiamo il nostro contenitore nel quale andremo a sciogliere la cera e appunto andiamo a colmarlo con della cera, degli scarti di cera. In più aggiungeremo i nostri colori a cera per colorare la nostra candela. Andiamo quindi a riempire il contenitore e lo poniamo sul fornello. Utilizzando una protezione, io mi sono spostato sul pavimento, utilizzando una protezione in cartone, andiamo a prendere il nostro boccaccio con il nostro stoppino qui con la sua base pronta e appunto lo andiamo a posizionare al centro, mettendolo, quindi centrandolo qui. Prendiamo la nostra cera sciolta e andiamo a colarla all'interno. Adesso lo stoppino sarà mobile, come potete vedere, perché la ceratura dello stoppino viene sciolta, e aiutandoci con un asta in legno o con degli stuzzicadenti andiamo quindi a creare una sorta di pinzatura che appunto lo mantenga qui a galla in questo modo. Prendiamo adesso quindi qualche minuto, potremmo attendere anche un quarto d'ora, una mezz'oretta, e vedremo che la nostra cera comincerà a solidificarsi e quindi potremo passare a decorare il nostro boccaccetto. Bene, quindi fatti asciugare le candele, il risultato sarà più o meno questo. Considerate che la candela è ancora in fase di asciugatura, infatti il boccaccio è ancora caldo. Ovviamente però possiamo già cominciare a decorare la nostra candela. Io per esempio per questa qua avevo scelto una decorazione molto simpatica che avevo qui nel mio scatolone di Natale. Ho trovato questa decorazione molto semplice, quindi con un po' di colla a caldo andrò a porre qui sul boccaccio per poi magari contornarla con un nastrino colorato in questo modo. Ovviamente ci possiamo divertire come meglio vogliamo, potremmo utilizzare delle stelle di Natale, delle pegne, glitter, fiocchi e qualunque altra cosa ci guidi e appunto qualunque altra cosa ci ispiri. Quindi spazio alla fantasia. E quindi io ho decorato le mie due candeline, ho realizzato quindi la prima con questa decorazione trovata appunto tra gli addobbi di Natale. La seconda ho messo delle stelline glitterate all'interno e questo fiocco dorato, davvero davvero molto simpatica. Niente, quindi questa era la mia idea di regalo last minute e low cost, ma che appunto fa la sua parte, fa la sua scena. Ovviamente potremmo realizzarne di svariate dimensioni, misure, profumate e non. Niente, quindi questa era la mia idea di regalo davvero molto veloce. Bene, quindi come ho detto all'inizio del video, lasciatemi qui sotto dei commenti per dirmi se vi è piaciuta questa mia idea,
e lasciatemi appunto delle domande alle quali risponderò nel prossimo video con Yo Robby risponde. E niente, quindi questa era la mia idea. Se il video ti è piaciuto, come al solito, lascia un bel like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Facebook Yo Robby e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!